È un volto storico della soap opera Un posto al sole. Maurizio Aiello interpreta con bravura il personaggio di Alberto Palladini, avvocato di successo e uomo senza scrupoli. Ma per una volta, pensano i due, eh? Solo per una volta. Vive la sua adolescenza a Castellammare di Stabia, fino a quando all'età di 18 anni si trasferisce a Milano per lavorare nello spettacolo. Dopo l'esordio come modello e interprete di fotoromanzi, la sua prima grande occasione arriva in teatro, dove recita nei Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Ma il successo arriva grazie alla TV con La Piovra 7. Due aragonesi sono finiti. Li abbiamo presi i negozi suoi. Poi entra a far parte della squadra del maresciallo Rocca con Gigi Proietti. Ma scemo, chi voleva difenderla? Ci mancherebbe. E ancora tante altre fiction che lo vedono approfondire ruoli differenti, tra cui Pompei, Sospetti, Amanti e Segreti. Non sapevo. Finisco sempre per fare le cose a metà. Anch'io. No, tu non più. Sul grande schermo invece partecipa a film come Palermo Milano Solo Andata, Stregati dalla Luna e ha interpretato Giuseppe Garibaldi. Insomma, Aiello oggi è uno degli attori italiani più apprezzati, che è riuscito a realizzare tanti dei suoi sogni nel lavoro e nella vita privata. A Vita in Diretta, Maurizio Aiello! Voglio fare questo perché in qualche modo mi diverte giocare con questa clessidra che insomma serve solitamente per misurare il tempo, no? Però se noi prendessimo ognuno di questi chicchi e pensassimo che, non so, possano essere delle occasioni da prendere al volo, tu di chicchi ne hai presi parecchi, devo abbastanza, dire, no? Abbastanza. Cominciando insomma in qualche modo dalla città in cui tu sei nato, che già quella è una grandissima fortuna, vogliamo dire. Sì, sì, io sono nato a Vico, ma in realtà sono di Castellammare di Stabia, mamma è di Napoli, papà di Castellammare, quindi Castellammare è un posto strategico perché si trova vicino Pompei, vicino insomma alla costiera amalfitana, quella sorrentina, Capri, Ischia, quindi già, sono, diciamo, stato abbastanza fortunato. Una marcia in più. Senti, raccontiamo subito questa cosa, sei così perfido anche nella vita rispetto ma assolutamente al tuo personaggio? No, mi diverto ad interpretarlo, ma per fortuna sono l'opposto. Ma è vero che ti insultano spesso, cioè alle volte capita che ti arrivino insulti per il personaggio? Sì, perché diciamo che tutto ciò che c'è di marcio nella società è tutto racchiuso in questo personaggio. Io ho questo arduo compito di rappresentarlo, ma in realtà per fortuna, cioè, sono totalmente diverso da Alberto Palladini. È un personaggio che ormai c'ha il broncio stampato di fronte. Però evidentemente sei così bravo che insomma alla fine la gente pensa, no, che fra l'attore e il personaggio... Non lo dico io. Però insomma evidentemente questo è vero. Però insomma tu hai una carriera e tante occasioni che hai saputo cogliere al volo, e penso che fra le tante occasioni che ci siano state forse una grande gioia e un grande sogno realizzato è stato quello di lavorare con un grandissimo, grandissimo maestro. Guarda un po'. Mazza che buona che è. Buoni, eh? Pure questo c'ha un bel aspetto, c'ha il colore, eh? Un po' d'acqua me lo fa? Sì, dai, va. I grandi viver. Minestrone e acqua minerale. No, è naturale, del rubinetto. Ah, pure? Ma sì, crepi avarizia, va. A volte bisognerebbe chiedersi chi ce lo fa fare, me lo sa? È un lavoro. Lavoro come un altro. Lo vuoi far bene, lo vuoi far male. Come tutti i lavori. Ha ragione. Ha perfettamente ragione. È che a volte io pretendo un po' troppo, sì. Che quando riesco a mettere dentro qualcuno, no? Quando ci riesco, lo so che è un parolone, ma quando ci riesco, quando riesco a fare giustizia, è come se... Mi sento come se fossi forse un po' esagerato, Marisha. Anzi, e dirò di più, mi si è chiuso anche un po' lo stomaco. Io vado a letto, lascia, buonanotte. No, io sono molto, sono molto legato a Gigi. Lui rappresenta per me il mio grande maestro, perché è con lui che ho iniziato la mia vera carriera artistica. Perché io c'era il primo giorno, te lo devo raccontare, il primo giorno era nel 96, la prima scena, perché poi noi per 10 anni abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto 5 serie per Mamma Re 1. Mia.
E la prima scena era io, Gigi e Stefania Sandrelli, ed ero emozionatissimo. Lo credo. Guarda, non, cioè, 17 ciak per fare quella scena, perché mi impappinavo, ero veramente, guarda, una cosa, cioè, con due mostri sacri, come loro, cioè, lavorare, una scena anche tosta. Paura. Però lui è quello che mi ha insegnato poi a godermi le battute nel recitare. E poi un attore molto, molto generoso che... non è da tutti, conosco, insomma. Conosco molto, molto bene, però insomma abbiamo visto queste immagini del maresciallo Rocca, ma tu veramente fin dagli esordi hai fatto tanto, Piovra 7, Pompei, Era mio fratello, Amanti e segreti, quindi veramente hai avuto tante belle occasioni che hai saputo sfruttare al volo. Però ho letto una volta sulla... scusatemi, ho visto il totalizzatore in questo momento, abbiamo superato 1,5 milioni! Grazie, grazie al nostro pubblico meraviglioso, io lo sapevo che non ci lasciavate. Stiamo facendo questa campagna bene, per l'AIRC, per sostenere la ricerca, perché c'è tanto da fare ancora per tenere lontano il cancro sempre di più dalle nostre vite. Continuate, 45521, il numero di telefono al quale potete continuare a fare le vostre donazioni. Dicevo appunto che ho letto sul tuo social, io vado sempre un po' a spulciare, che appunto tu dici, beh insomma per carità io di occasioni come attore ne ho avute tante, però effettivamente io avrei tante carte in regola anche per fare il ballerino, e qualche soddisfazione te la sei tolta, guardiamo. Quell'edizione sei stato campione assoluto di spareggi, cioè sì, mai nessuno come te. Tanto è vero che Emilio Carlucci ha dedicato un premio, proprio il premio a Ielo, che tutte le edizioni lo assegnano. Guarda, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. E la cosa assurda è che Emilio ogni anno mi voleva e io dicevo di no. E poi alla quarta edizione accettai, anche perché l'anno precedente mi pentii, mi mangiai le mani, perché lo partecipò Diego Armando Maradona. Caspita, se avessi accettato, avrei condiviso con lui questa bellissima esperienza. E quindi devo dire che per me è stato, io mai dimenticherò l'adrenalina che saliva prima di iniziare a ballare. Senti, ma il ballo l'hai utilizzato anche, come dire, in amore? Nel senso, io vorrei sapere un po' com'è nata questo amore, ma soprattutto qual è il vostro segreto, no? 20 anni di matrimonio. Beh, il rapporto è stato costruito su delle basi molto solide, quindi poi i figli ci hanno ancora più uniti, non lo so, è un'alchimia, sono tante cose che non si possono spiegare. 20 anni oggigiorno è tanta roba. È tanto, quindi... però siete così giovani. Senti, io vorrei fermare un attimo questa, no? Sì. Perché di solito diciamo il tempo corre, però c'è qualcosa che non hai mai detto? A tua moglie avresti il piacere di dire in questo momento? Che cosa imbarazzante. Beh, devo dirlo proprio come se lei mi stesse qui, non so neanche se certo, mi sta guardando. Immagino, beh, Ilaria sicuramente seguendo. È una persona che mi ha reso migliore, una persona migliore, perché quando mi ha conosciuto ero comunque una persona molto superficiale, poco analitico, e quindi mi ha migliorato. E poi comunque è una santa donna, perché comunque stare dietro un attore con i cambiamenti d'umore, perché poi fare l'attore non è una cosa semplice. Io aggiungerei anche un attore bello, che voglio dire, per una donna so che è molto faticoso. Anche questo, il fatto che condividevo spesso alberghi con delle belle colleghe, quindi è stata dura per lei e a sopportarmi. Non è facile questo. Senti, anche lei ha qualcosa da dirti, guarda un po'. No, non ci credo. Sì, credici. Non ci credo. Non mi ha detto niente. Buonasera a tutti. Ciao Mauri. Mi è stato chiesto di dirti qualcosa che non ti ho mai detto. In realtà qualcosa che non ti ho mai detto non c'è, ma c'è qualcosa che non ti dico da tanto tempo, e che sono orgogliosa di te, orgogliosa di come porti avanti la nostra famiglia, orgogliosa dei sacrifici che fai per renderci felici, e io questo non lo do per scontato. Quindi voglio dirti grazie, voglio dirti che sono orgogliosa di te, che sono felice di averti al mio fianco, e che spero che questo nostro percorso, che dura da quasi 20 anni, possa durare per sempre. Aspiro ad invecchiare con te. Ti amo, ti
ti amo, ti amo. Non mi ha detto penso niente. Penso che questo dica tutto di quello che è Maurizio Aiello. Grazie veramente di cuore per essere stato con noi. Grazie. Maurizio Aiello. Grazie.